Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi assaggerò per voi queste patatine qui che si chiamano Inferno Sticks e le ho scelte perché ultimamente con le patatine, quelle piccanti, non mi davano molta soddisfazione. Quando ho visto queste, peraltro vi faccio vedere anche sulla confezione, oltre appunto alla marca, c'è scritto appunto c'è un messaggio di attenzione perché sono particolarmente piccanti e non sono adatte ai bambini. Appunto vedete anche sul retro, appunto sono a base di peperoncino piccante e vi faccio anche vedere la tabella dei valori nutrizionali se a qualcuno dovesse interessare. Quindi spero di sopravvivere, andiamo ad aprire e poi ad assaggiare. Il sacchetto ovviamente come al solito è pieno per metà. Vi faccio vedere, appunto sono dei semplici bastoncini, così vedete, ne prendo giusto uno e appunto sono abbastanza ricoperti di polverina di peperoncino. Adesso così a vederli non sembra particolarmente piccante, ma direi di andare ad assaggiare. Parto con uno, magari poi se ce la faccio ne mangio altri. Sono effettivamente piccanti, non subito in realtà, hanno appunto un po' un retrogusto, non è una cosa estrema se siete come me abituati a mangiare appunto le cose molto piccanti, però si sente effettivamente. Dovrei farcela mangiarne un'altra anche un pochino più grande. Direi che sono assolutamente approvate anche per la piccantezza, ovviamente per appunto non sono adatte ai bambini e non sono nemmeno adatte a gente come mio fratello che non riesce a sopportare il piccante nemmeno quando è proprio molto leggero. Se invece appunto apprezzate il piccante, queste sono abbastanza adatte, non abusatene, nel senso che già la seconda patatina sento un po' di bruciore, quindi non è il caso di esagerare. Ma se le trovate, io le ho trovate alla Lidl, facevano appunto le offerte di cibo tipico messicano, comunque del Sud America, e appunto le trovate lì quando appunto ci sono queste promozioni. Detto questo, io vi saluto, vi ricordo se le avete provate o avete altre patatine magari che pensate possano piacermi ed essere magari anche piccanti. Di scrivermelo in un commento qui sotto. In descrizione trovate link a tutti i miei social in cui seguirmi anche al di fuori dei video settimanali di YouTube. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e condividetelo con i vostri amici e se non siete ancora iscritti iscrivetevi e magari attivate anche la campanella per ricevere una notifica una volta a settimana appunto quando carico il video settimanale. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!